Siamo live, buongiorno a tutti, una nuova puntata delle dirette di Enecta, è la puntata numero 43, è una puntata speciale perché siamo in diretta dai campi di Enecta in Abruzzo e lo facciamo con dei graditi ospiti perché c'è il primo camp di Reso Academy in questi giorni, è partito proprio ieri, la seconda edizione di questo corso di formazione dedicato al mondo della canapa. E abbiamo con noi oggi Francesca di Baumhaus. Ciao Francesca. Ciao a tutti, grazie mille per l'invito e per l'invito per questa diretta. Come stai? Sto bene, sto bene. Francesca, non è la prima volta che arriva in Abruzzo perché era già l'anno scorso con la prima edizione. Come sta andando questo primo camp 2022? Allora, io sono molto contenta, i ragazzi sono molto motivati. Quindi per ora sta andando tutto bene, è ancora lunga e spero solo che vada meglio perché i ragazzi si stanno conoscendo, si stanno prendendo confidenza col campo, con le piante, stanno facendo tante domande ai professionisti, quindi io sono molto soddisfatta. Ieri c'è stata la prima lezione con Giampaolo Grassi, sono state 3 ore molto intense di grande interesse. Questa mattina siamo sui campi, poi il pomeriggio come si sviluppa il programma? Il pomeriggio continueremo sul programma didattico con Giampaolo Grassi, affronteremo la parte di coltivazione e poi avremo un intervento di un ragazzo che ha partecipato a Rizzo dell'anno scorso, si chiama Tancredi, un po' sulla storia della canapa e per fare anche un po' un confronto tra un ragazzo che ha partecipato l'anno scorso e i ragazzi di quest'anno che hanno anche il bisogno di un esempio per riuscire a fare al meglio i loro progetti. Nonostante le alte temperature, perché siamo in campo e fa caldissimo, non potete immaginare. Però c'è grandissimo veramente entusiasmo e passione da parte del gruppo, sono circa 30 ragazzi se non sbaglio, sì, arrivano un po' da tutte le parti d'Italia che adesso ascolteremo qualcuno di loro. Parliamo un attimo di Baumhaus, io ho già avuto occasione di incontrarvi, abbiamo parlato dei progetti che fate, uno di questo è molto bello, riguarda la formazione, che è un ambito quello della canapa, facciamo un accenno su questa cosa. Certo, assolutamente, io sono Francesca e lavoro con Baumhaus dalla nascita dell'associazione che è diventata cooperativa sociale nel 2019, ci occupiamo di progetti di formazione sia con le scuole sia in maniera un pochino più informale come poi è Rizzo Academy, però cerchiamo sempre di portare percorsi che siano prima di tutto accessibili come Rizzo e che siano anche stimolanti per i ragazzi. E vorremmo fare un tipo di formazione che sia un po' diversa, che sia in maniera orizzontale, dando gli strumenti necessari. Io come Francesca di Baumhaus lavoro prima di tutto come fotografa e seguo tutti i progetti cercando di documentarli al meglio e invece come Rizzo Academy ho un ruolo da tutor e coordinatrice dei ragazzi in questo momento qua giù in Abruzzo. E nonostante siano più o meno circa tutti della mia età, mi trovo molto bene e spero di dare il mio contributo anche come guida, in senso lato. Va benissimo, ci attendono ancora altre 2 giornate molto piene. Adesso direi che è giunto il momento di ascoltare anche la voce dei ragazzi. Assolutamente. Quindi ti chiedo subito di chiamare qualcuno. Abbiamo qui con noi Francesco, il ragazzo più giovane di questa edizione. E vi lascio con lui per scoprire come ha scoperto Rizzo Academy. Ci vediamo dopo. A dopo. Grazie. Grazie a te. Eccoci. Ciao Francesco. Ciao Giuseppe. Come va? Salve a tutti. Tutto bene, tutto bene. Tu sei il ragazzo più giovane che partecipa al corso, quanti anni hai? Io ho 19 anni. Da dove vieni? Vengo da Bologna, infatti per la questione del caldo io sono abbastanza... Cioè si sta davvero freschi ragazzi, non sì, credete. Sì, rispetto a Bologna decisamente. Assolutamente. Come hai conosciuto Rizzo? Sono venuto a conoscenza di Rizzo tramite i social, vedendo dei post in cui appunto sponsorizzavano un'iniziativa in cui si voleva fare innanzitutto della formazione, poi ho scoperto solo dopo anche un'introduzione al mondo del lavoro, ovviamente in tema di canapa, e appena l'ho scoperto non ho potuto non approfondire. Ma tu già conoscevi la cannabis, cioè sei giovanissimo, quindi come tanti giovani magari suppongo... Certo, avevo avuto esperienze con il mondo della cannabis e...
chiaramente le esperienze da autodidatti che molti di noi fanno da giovani, e appunto uno si interfaccia al percorso sempre in maniera un po', diciamo, underground, sicuramente anche vederla da un punto di vista più serio e appunto anche più professionale, molto importante. Infatti ieri la lezione con il professor Grazio, ho visto 3 ore di grandissima attenzione, sì. Eravate tutti assorti sul discorso che sviluppava circa l'opportunità di creare una giusta informazione e formazione intorno a questa pianta, da cui si può creare anche del lavoro, dell'economia, eccetera. Cioè, tu pensi che in futuro ti piacerebbe lavorare in questo ambito? Certamente, per me sarebbe un grande sogno. Infatti la lezione di ieri con il professor Grassi è stata molto illuminante, molto realistica, e sono state 3 ore di dialogo e di lezione come non si ha la possibilità di farlo spesso, proprio faccia a faccia con chi ti vuole spiegare qualcosa, che ti guarda in faccia e riesce davvero a comunicarti anche cose magari un po' spiacevoli, perché non è un mondo facile per chi magari vuole trovare, sì, esatto, un posto, soprattutto lavorativo, non è facile, e bisogna affrontare una realtà difficile, ed è importante farlo con i giusti strumenti, e sicuramente confrontarci con persone come il professor Grassi ce ne può dare parecchi. Poi ho visto che siete un gruppo molto eterogeneo, veramente ragazzi che vengono da ogni parte d'Italia, no? Certo, sì, siamo dalla Sicilia al... nel Trentino penso di no, però sicuramente la Lombardia, Milano è... Sì, per gli arrivi non è stato molto comodo, ma per tutto il resto è molto... Diciamo, non è facilissimo da raggiungere il posto. Castelvecchio, sì, ragazzi, non troppo comodo, ma questo bene. Lo rende davvero suggestivo, anche i campi. Io non ero mai stato in Abruzzo, è una bellissima terra, davvero incantevole. Grazie, perché sono abruzzese, quindi... Ok, io direi allora, grazie Francesco. Io adesso... ringrazio te, Giuseppe, e tutti voi. Chiamo un altro ragazzo, anzi, meglio una ragazza, okay, magari. Chiamiamo una ragazza. Ciao Giuseppe. Ciao. Ciao a tutti. Valeria, se non sbaglio. Sì, molto piacere. Piacere è mio. Tu invece sei abruzzese. Sì, io sono abruzzese, quindi siamo... con paesani qui. Tu invece come hai conosciuto Rizzo Academy? Allora, io ho conosciuto Rizzo Academy attraverso il network, non direttamente i social, però stavo facendo delle indagini, perché sono titolare di azienda agrituristica e ho avuto la possibilità di conoscere il mondo della canapa un po' anche per interesse personale. Quindi stavo facendo un po' delle indagini, e in realtà sono arrivata a Rizzo Academy attraverso il sito The Necta. Okay. Quindi c'è stata questa connessione che mi ha portata ad incuriosirmi ancora di più, ad investigare, e la cosa più sorprendente è stata il fatto che ci fosse qualcuno che avesse deciso di diffondere informazione vera su un argomento molto tabù, e soprattutto cioè senza voler ricevere niente in cambio. E questa è stata una cosa che mi ha veramente sorpresa e mi ha portato ancora di più a dire: voglio conoscere chi sono queste persone, quindi a mettermi in contatto e a decidere di candidarmi per il corso. Ok, ci attendono ancora altre 2 giornate. Ieri c'è stata questa lezione col professor Grazi. Sì. Quando torni a casa, se qualcuno ti chiede ma qual è stata la cosa più interessante che magari hai ascoltato ieri, che ti ha colpito in maniera particolare? Ma guarda, in realtà soprattutto quando uno è autodidatta è tutta una scoperta, perché si parla di veramente tutto e si toccano tutti i temi, da quello più controversiale a quello magari che uno può pensare più scontato, e in realtà non c'è mai niente di scontato. E quindi ci sono dei grandissimi professionisti, c'è tantissima informazione, e quindi anche soltanto il fatto di avere delle persone che sono pronte a rispondere magari anche alle domande più semplici, innanzitutto questa è una grandissima cosa. E poi capire le piante, capire la genetica, capirne il vero uso, il vero scopo, quali sono le vere tematiche, e incontrare un'aggregazione comunque di persone che decide di intraprendere un percorso tanto difficile attraverso l'inclusione sociale, cioè quindi avere anche un impatto sulla società per svecchiare e cambiare quei preconcetti che ancora ci portiamo dietro purtroppo da troppi anni. Esatto.
In futuro c'è la canapa nel tuo futuro professionale? Pensi di sviluppare progetti particolari, qualcosa? Mi auguro proprio di sì, perché secondo me questa pianta può veramente cambiare le sorti del mondo, e in positivo, perché ha veramente tantissime applicazioni, da quello medico a quello tessile a quello edilizio, ma anche soltanto dell'agricoltura in generale. Quindi me lo auguro proprio e sì. Viva la cannabis! Siamo giunti, diciamo, alla fine di questa nostra diretta, ma continueremo a raccontare questi 3 giorni. Magari adesso è giunto il momento di un saluto generale da parte di tutti i ragazzi, che non entreranno tutti in camera, però vediamo. Grazie Valerio. Grazie. Ciao. Eccoli tutti che... Ragazzi, vi chiedo un saluto, siamo in diretta sui nostri social. Gang. Ma mancano ancora, ma non sì, arrivano. Dai, dai, raga, venite. Ragazzi, un saluto, siamo live su Facebook. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Buon proseguimento di corso. Grazie. 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 Ciao. Viva la natura.